Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Buon sabato a tutti e benvenuti a Vox Popoli. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sull'argomento del giorno. Gli Atenei italiani perdono posizione nella classifica mondiale ARVU, la classifica che misura il numero di premi Nobel che hanno studiato all'università o vi insegnano. In Italia solo un'università è tra le prime 200 e si tratta dell'Università La Sapienza di Roma. Si parla quindi di una crisi dell'università italiana. Tu cosa ne pensi? Ma io non noto la crisi perché diciamo che le università italiane sono tra le migliori al mondo. Per quanto il metodo americano stia dominando oggigiorno, diciamo più le 8 university, partendo da Harvard, Yale, Columbia University, diciamo che per quanto riguarda il metodo di studio è per le capacità teoriche, le università italiane sono le migliori, partendo già dalla Sapienza, la Cattolica di Milano, la Bocconi. Diciamo che io frequento già la Cattolica, frequento economia, quindi posso assicurare che da un punto di vista dell'organizzazione, delle capacità tecniche dei professori, gli studenti, cioè gli studenti che vengono, fanno l'Erasmus dai vari paesi europei dell'Unione Europea, io non noto questa, diciamo, questa crisi. Magari per carità ci potrebbe anche essere, diciamo che in una statistica generale c'è una crisi, però dipende da che punto di vista la crisi, perché da un punto di vista dell'organizzazione, delle capacità tecniche dei professori, delle capacità tecniche degli studenti, a livello anche economico, dei bilanci, secondo me le università italiane insieme a quelle, diciamo, ormai ex Unione Europea britanniche sono le migliori. Cioè, non metto in dubbio. Poi sono anche le università tedesche che, diciamo, hanno più un metodo diciamo, di insegnamento rigido, tipico, vabbè, dell'insegnamento tedesco. Sì, sta perdendo molto tra i giovani. I giovani che si avvicinano all'università hanno più speranza poi di trovare un lavoro dopo? Sarà un po' difficile. Quindi di motivi per andare all'università lei ne vede qualcuno? Poco. E secondo me perché qui c'è troppo gente che ruba il lavoro agli altri, secondo me. E i giovani sono costretti ad andarsene via di qui, gli italiani. Qui c'è un'invasione, qui andiamo male, secondo me. Malissimo, non male. I posti sono limitati, vanno all'estero a lavorare. Vedo questa discordanza sui giovani che frequentano l'università e su quelli che se ne vanno? Se ne vanno, sono tanti. Quindi secondo lei l'università in Italia non produce effetti dal punto di vista del lavoro, cioè non porta i giovani a trovare un lavoro? In Italia no. Secondo lei come mai c'è questa situazione? C'è c'è una crisi mondiale, c'è la globalizzazione ormai qua, il lavoro diventa un sogno. Con tutti gli immigranti lì, una storia all'altra, che mi sembra una cosa molto difficile. Secondo te invece, cioè, tu sei d'accordo con chi sostiene che avere una laurea al giorno d'oggi, soprattutto per i giovani, non li aiuti a trovare un lavoro? Beh, dipende come il giovane ha preso in considerazione lo studio universitario, perché se una persona ha le capacità, secondo me il lavoro lo trovi. Certamente se non lo trovi nel posto in cui, diciamo, dimori, magari lo puoi trovare altrove, però il lavoro, se una persona studia, io credo che il lavoro lo trova. Perché se uno fa l'università con una gamba sola, pretendendo di avere il posto di lavoro, secondo me è impossibile. Per carità, c'è gente che io conosco molto bene, che non ha neanche frequentato l'università. Persone che non hanno una cultura così vasta. Magari hanno fatto la terza media,
certamente un universitario non puoi paragonarlo a un liceale o a una persona delle medie. Per carità, la stratificazione, diciamo, delle conoscenze c'è, non possiamo metterla in dubbio. Però io credo che ci sono persone che, come dicevo prima, conosco, delle medie, che hanno fatto, hanno solo il diploma di secondaria, che sono bravissimi, trovano sempre lavoro, lavorano. Quindi non capisco perché un universitario non debba trovare lavoro, ecco.